Intorno al 1500, dolorose calamità afflissero il territorio reggino, che venne infatti bruciato e saccheggiato dallo sbarco dei turchi. A quel tempo gli ebrei dimoravano a Reggio. La loro venuta risale ad epoca antichissima, quasi al primo millennio dell'era cristiana, e certamente all'epoca dei Normanni. Alcune delle prime notizie riguardanti gli ebrei in Calabria risalgono al X secolo e sono contenute nella vita di Sanilo di Rossano. La dimora degli ebrei a quei tempi era locata in una via intitolata Giudeca, presso a poco dove finiva la cinta delle mura dell'antica Reggio, dalla parte settentrionale e dove era Porta Mesa. I giudei risiedevano in un proprio quartiere, fuori dalle mura, con sinagoga e rabbini di loro credenza, ed occupavano, come scrive lo Spano Bolani, l'inferior parte della città, con una strada lunga da Borea a Scirocco, accosto alle mura occidentali. Questa strada incominciava sotto Porta Mesa ed andava a finire alle Palette, dove fu poi costruita la porta amalfitana. Dalla parte della marina gli ebrei avevano una porta detta Anzana, che comunicava al loro ghetto, dalla quale era l'unica loro entrata ed uscita, non avendo comunicazione con la città da nessun altro lato. Il ghetto quindi era un quartiere cittadino dove in passato erano costretti a vivere gli ebrei, con l'obbligo di rientrarvi la sera. A Reggio ad attestare la presenza della sinagoga e il ritrovamento presso la nuova marina di alcuni resti della sua diretta, risalenti al III o IV secolo d.C., che dopo quella di Roma si tratta della più antica sinagoga occidentale. La sinagoga era situata in una zona abitata da cristiani e la promiscuità dava origine a non pochi inconvenienti. Inoltre gli ebrei, per distinguersi dagli altri cittadini, dovevano indossare abiti differenti. Il loro ruolo nell'economia reggina a quei tempi fu importantissimo, in quanto incrementarono le industrie della seta, della tintoria usando l'indaco, la coltura del gelso, del cotone e della canna da zucchero. L'Università Regina ogni anno stabiliva i prezzi di vendita della seta e questa data, 22 luglio, veniva chiamata il giorno della Maddalena. Gli ebrei avevano il monopolio della seta, che veniva messa in vendita nella fiera franca di agosto. Questa fiera durava 15 giorni e si teneva alla marina di rimpetto alla porta della dogana, presso la Giudea. Vi accorrevano non solo calabresi e siciliani, ma anche moltissimi stranieri, per acquistare merci pregiate. Un altro importante compito destinato agli ebrei era l'esercizio esclusivo della medicina, in Calabria partita al XII secolo. Non bisogna dimenticare inoltre che in Calabria fiorirono la fabbrica della carta e l'arte della stampa. Nei dintorni di Castrovillari si trovano ancora dei ruderi di un grande fabbricato, che gli abitanti chiamano la cartiera. Reggio non a caso viene ricordata, perché qui fu stampata la prima edizione ebraica della Bibbia, il 10 Adar 1485. In relazione al culto ebraico, un ruolo di grande rilievo è rivestito dal cielo, in quanto questo frutto, nella Torah, è ricordato come il frutto dell'albero dal bell'aspetto, che Dio indicò a Mosè da usare in una festa sacra del popolo ebraico, la festa delle capanne. Nel periodo antecedente alla festa, i rabbini di varie comunità mondiali si dirigono nella fascia costiera del cielo per raccogliere i frutti adatti alla funzione liturgica. Nella Bibbia possiamo anche capire l'importanza che gli ebrei davano al nome. In latino il nomen era l'identificativo della persona, mentre il cognomen era l'identificatore della gens di appartenenza. Gens è qualcosa di più che famiglia, come lo intendiamo noi, ma è piuttosto il clan, cioè l'insieme di tutti coloro che discendono dalla stessa origine. Con l'editto di Isabella la Cattolica, gli ebrei furono costretti a convertirsi o a partire. Fra quelli che rimasero, si iniziò a tramandare il culto segreto, così gli ebrei vennero definiti marrani. I marrani erano coloro che furono costretti ad abbracciare la religione cristiana, sia con la coercizione come conseguenza della persecuzione della parte dell'Inquisizione spagnola, sia per libera scelta, per una questione formale. La scacciata definitiva degli ebrei in tutto il regno fu nel 1511. Ai giorni nostri la cultura ebraica è tuttora ricordata. La via Skenez e la via Giudecca, infatti, sono state dedicate alla storia degli ebrei in Calabria e al loro significativo passaggio che ha influenzato in positivo la nostra cultura. Infatti si narra una leggenda secondo cui Reggio sarebbe stata fondata da Skenez, nipote di Noè. Una leggenda senza alcun fondamento storico, ma che, ponendosi al confine tra realtà e fantasia, può far nascere nell'immaginario collettivo un senso di appartenenza a una cultura così importante derivata dal popolo ebraico. Giorgio Perlasca e Adolf Eichmann si incontrarono per pochi minuti nel dicembre del 44, in una mattina di ordinario e macabro trasporto di ebrei ungheresi verso Auschwitz. Alla stazione di Budapest,
Perlasca, travestito da diplomatico spagnolo, si era autobattezzato Jorge per reggere meglio la parte. Riuscì a strappare due gemelli ebrei dalle mani del tenente colonnello dell'SS che li portava alla morte. Li afferrò, li mise nella macchina diplomatica e si mise a gridare: «Lasci stare queste due persone, sono protette dal governo di Spagna!» Ci fu un parapiglia, un SS gli puntò la pistola contro. «Mi renda subito i due ragazzi, sta disturbando il mio lavoro!» Perlasca non si arrese, riuscì a portarli via, ma prima di andarsene aggiunse: «E questo, lei lo chiama lavoro?» Una domanda coraggiosa, eppure, per l'artefice della soluzione finale, quello era davvero un lavoro. Giorgio Perlasca di ebrei ne salvò 5.000, così, a uno, con fogli di protezione inventati, con inganni continui. 5.000, sono tanti. Li contendeva ai nazisti ungheresi, sulle scale degli appartamenti protetti dalla Spagna. Li nascondeva nelle cantine, li sistemava quasi uno sull'altro nelle stanze pur di riuscire a non consegnarli a una fine sicura. Quando non ebbe più la macchina dell'ambasciata, girò per le strade a piedi, con la bandiera giallorossa di Spagna in spalla. Andava a controllare che ci fosse da mangiare. Dava quei pochi soldi che gli erano rimasti. Un eroe? Sì, un eroe. Un vero eroe. Eppure, Giorgio Perlasca era un uomo semplice, uno che aveva aderito al partito fascista come tanti, che aveva partecipato alla guerra di Spagna, dalla parte di Francisco Franco. Le leggi razziali però non gli erano andate giù, e con loro l'alleanza di Mussolini con Hitler. Era scandalizzato, disgustato. Perché tutti gli uomini sono uguali. La vicenda di Giorgio Perlasca è rara, forse unica. Una storia da leggere, da far leggere. Un semplice cittadino italiano, un commerciante di carni, si trova nell'inferno nazista di Budapest e decide che invece di scappare con l'amico ambasciatore spagnolo vuol rimanere, perché l'orrore che vede è troppo grande, perché non sopporta che in città i nazisti, entrati nel marzo del 44, si siano messi ad ammazzare donne e bambini, a torturare, a mettere nei vagoni sigillati i 700.000 ebrei rimasti in Ungheria, gente uguale all'altra, innocenti. La soluzione finale è già a buon punto, e Perlasca lo sa, tutti lo sanno. Gli pare che il mondo sia impazzito, vede fare un barbaro commercio delle lettere di protezione rilasciate agli ebrei dalle ambasciate neutrali. A quel punto inizia a distribuire documenti falsi a centinaia, poi a migliaia, un'organizzazione geniale. Un magnifico impostore, lo chiama De Aglio. Eppure, quando torna in Italia, nessuno gli dice niente, nessuno gli dà una medaglia. Fin quando un gruppo di ebrei ungheresi si mise a cercare l'uomo che li aveva salvati. Un signore, alto, distinto e di bell'aspetto, di cui conoscevano solo il nome, sotto cui si nascondeva come ambasciatore di Spagna. Lanciarono appelli e inserzioni su decine di giornali europei. Lo trovarono, e Gerusalemme lo nominò giusto fra i giusti, e gli dette la cittadinanza onoraria, perché da uomo giusto riconobbe la portata di quell'orrore. Anche l'Ungheria, la Spagna, Washington gli hanno tributato i loro onori. L'Italia e tutti noi dobbiamo essere fieri di aver avuto un eroe come Giorgio Perlasca. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful.